Subito in diretta perché lo vedete, Milan sotto shock, ha subito il raddoppio dell'Arsenal in una maniera incredibile. Pietro. Sì, un errore di Thiago Silva nel rilanciare il pallone che vagava all'interno dell'area di rigore. È arrivato Thomas Rosicky che di piatto destro ha battuto Abbiati sul proprio palo, ma ancora Chi è l'Arsenal questo qua? che prova ad andare dentro. Ma chi Song, Van è? Persie prova ad andare sul sinistro. Buona la chiusura questa volta di Bellissimo. Thiago Silva che riesce a fermare Guarda. l'attaccante dell'Arsenal, ma è un Milan che obiettivamente è un po' in bambola. Sì, è un Più Milan, tanto. diciamo la verità, abbastanza fuori partita, ma soprattutto dietro, perché i due centrali, lo stavamo dicendo qualche istante prima, Fulvio del gol, che Thiago Silva non Non era stato sembrava. impeccabile in questi primi 20 minuti, ed è arrivato un errore davvero grossolano, quello del 2-0, di fatto ha rilanciato sui piedi del giocatore dell'Arsenal che ha dovuto soltanto trovare l'angolo e metterla dentro. Andrea? Sì, però se posso Sì, partono rilevare, da 4-0. è il centrocampo del Milan che Certo, fa veramente ma i acqua. centrocampisti sono quelli, c'è Van Perché Bommel, ha sempre giocato Van Bommel, adesso qui è vero che il gol adesso secondo è. tutta la responsabilità è di Emanuel. Fulvio, non hanno mai giocato in tre, Io non con sto tre dicendo punti in che è una partita colpa come di questa. Emanuel, ti sto dicendo che a centrocampo il Milan non Ma allora prende per una quale palla. motivo l'allenatore non mette dentro un Appunto. centrocampo o Robinho o il Sarabi mette dentro un L'avvocato e Lo io, dopo spiego io, due minuti, Fulvio, perché abbiamo solamente detto questa Alberto cosa qui. Milan che si hanno un quarto d'ora e 20 minuti nelle gambe. Sì, perché È c'è questo l'unico problema, centrocampista che in panchina c'è a disposizione. solo Aquilani che non gioca, io che ho perso il conto da quando non gioca Da Aquilani. Cagliari-Milan. Comunque, Esatto, ripeto, non quindi si siamo sì, tratta però di tattiche o di dei giocatori, qua sbagliano i passaggi elementari, quindi è questione di concentrazione. No, ma è anche questione di concentrazione, abbiamo detto tutti, si è visto subito che l'approccio è quello, stato perché se non sbagliato. riesce a Ma fare un anche po' un appoggio. la tattica, la sua importanza, non bisogna Siamo esasperare. 4-2 comunque. Allora tu in mezzo al Sì, campo questo continui a portolo, ballare già detto. perché sei a 4 contro 3. Ragazzi, beh, il calcio cioè, lo vedi. Lo... Dai, attenzione però perché c'è no, ancora l'Arsenal che ha provato la palla. Ancora l'Arsenal, ancora Rosicky, velocissimo, cerca l'inserimento di Walcott, Mesbada nella zona di Abbiati che rilancia via, ma è un Milan che tra l'altro Io non riesce a mai giocare palla a visto terra, non mai, riesce a mai. orchestrare e le tre punte là davanti non riescono ad aiutare bene come Se dovrebbe. Vogliamo dirlo, prova. solo nella prima parte del campionato che va il Milan un po' in Sì, difficoltà. no, ma non Abbiamo così. visto un Milan così, Se le scelte tattiche non sono importanti, non si capisce perché si dà tanta importanza appunto agli allenatori. Cosa che mi sembra il È giusto criticarlo. Il Milan di Torino con la Juventus. Di Torino con la Juve, sì. Col Milan, mi Va bene, però dai, ha preso gol solo alla fine. Restiamo a Londra, Pietro. Ho già preso Sì, perché è sempre l'Arsenal che gestisce il pallone. Van Persie si libera bene di Thiago Silva con un Bravo. movimento splendido a nascondere il pallone. Però il Milan è che prova a recuperare la palla con Emanuelson e prova a imbastire una nuova azione offensiva. Emanuelson prova ad andare per via centrale il Milan con Van Bommel, apre per Robinho, il tacco per Abate. Vediamo il terzino Sì, del sì, Milan sì, che prova ad andare sì, in mezzo sì, sì. a tre difensori C'è un buco in dell'Arsenal. Il mezzo. tiro cross, la palla che arriva comoda sul petto di Szczęsny, ma è il primo squillo del Milan da 10 minuti a questa parte. Sì, non si ricorda in realtà una vera occasione del Milan. Correggetemi se sto state. sbagliando, perché effettivamente non ce ne sono state. C'è Aquilani soltanto in panchina, quindi io credo che Allegri in realtà non abbia nemmeno delle contromosse. Magari la rivediamo intanto la formazione del Milan Chi c'è che sta facendo discutere. Zambrotta? Possiamo vedere anche la panchina, perché invece la Zambrotta, contromossa credo. Adesso la panchina ce la dà il nostro Pietro. Pietro, se ci Sì, aiuti con la panchina. Amelia, Roma, Aquilani, Bonera, Zambrotta, Yepes e Ganz Junior. Quindi Ecco, Bonera, già Bonera. Sì, ma Bonera fa il difensore. No, Bonera fa il difensore, Abate gioca a centrocampo, giochiamo in 4 a centrocampo. Sposti Abate a centrocampo e fai una diga che blocchi il gioco a centrocampo, oppure Thiago Silva a centrocampo, anche Zambrotta, certo. Mesbah, ragazzi. Oppure Roma in porta insieme ad Abbiati. Sì, guardate che l'errore l'ha fatto Thiago Silva, ma i problemi sono a centrocampo. Dai, restiamo sulla cronaca, c'è il Milan che sta provando un po', mi sembra, a rallentare i ritmi, a congelare la partita. In questo giro palla tra Thiago Silva, Van Bommel e MXS Allegri è una furia in panchina che vede ovviamente delle cose che saranno più o meno quelle che vediamo noi che non gli piacciono, però attenzione all'Arsenal che recupera nuovamente il pallone con Rosicky che ha toccato un'infinità di palloni. Gibbs Sempre libero. Ancora per Chamberlain, indietro per ancora i giocatori dell'Arsenal con Song che si è spostato a fare l'interno di destra con Szczęsny che ha realizzato il gol dell'1-0 dopo 6 minuti, quello che un po' ha cambiato anche le cose della partita. Vermaelen che ha veramente tanto spazio per avanzare, ancora per Gibbs. Pallone dentro, a cercare ancora Van Persie, Thiago Silva sceglie benissimo questa volta il tempo,
Emanuelson, Ibrahimovic era partito, il Sharawi, ancora Ibrahimovic, Franco Bollato da Fermalen, cerca Mesbate, viene steso da Walcott, no. Non secondo scopo perché riparte ancora l'Arsenal, eh? L'Arsenal con Szczęsny, errore ancora, Ibrahimovic nel cerchio di centrocampo, evita Song, c'è Robinho largo a destra, lo vede, lo serve lo svedese, ancora Robinho, davanti a sé Gibbs, si torna invece da Van Bommel nel cerchio di centrocampo, Milan che non riesce a trovare una trama di gioco offensiva efficace, un Milan completamente diverso rispetto a quello dell'andata, mi chiedo se... Ma anche un Arsenal diverso. Anche un Arsenal diverso, ma un Milan completamente diverso, mi chiedo se... Sì, intanto, molta attenzione il Milan con Robinho, viene fermato da Gervinho e poi Gibbs riesce a evitare il calcio d'angolo e rilancia questo pallone che finisce in rimessa laterale. Io mi chiedo se solamente l'assenza di Kevin Prince Boateng a centrocampo può ridurre così tanto l'impatto offensivo del Milan. No. Allora, Boateng non c'è stato neanche a Palermo, abbiamo fatto un'ottima partita. Ma Palermo non è l'Arsenal. Bisogna giocare... Ah, no, Palermo non è l'Arsenal, scopriamo adesso. Come, mi avete detto che avevamo vinto 4-0, era una squadraccia l'Arsenal. L'avete detto tutti, l'avete detto. Adesso invece tutti qua in questo studio hanno detto che cosa vuoi che sia l'Arsenal. Poi la domenica dopo ne dà 5 al Tottenham, quella dopo vince a Liverpool e allora forse è diventata una squadra. E ne vince 5 di seguito in campionato. È una squadra forte. Questa... Beh, tanto gli amici da casa se la prendono con Thiago Silva. Riccardo ci ha scritto Thiago Silva inguardabile sul gol. Sì, però poi gol bisogna dire la verità, è stato fatto sta giocando sull'anticipo. Thiago Silva su Van Persie, cominciamo a discutere Thiago Silva. No, esatto. Thiago Silva può sbagliare una palla, è sbagliato. No, ma non è solo quella palla, perché però il signor Robinho, come sbaglia difensore, il signor Robinho ha avuto 4 palloni, non ha fatto assolutamente niente. Io mi chiedo, un allenatore, ma perché c'è un movimento avvocato là davanti, sono fermi. Ibrahimovic fa il pilone, Sharawi cerca di non stoppa neanche la palla, non stoppa neanche la palla. Un giocatore quando non è in serata, eccolo qua, così vi tranquillizzate. Ibrahimovic cerca la triangolazione, pallone che era troppo difficile per passare in quell'imbuto, palla ancora tra i piedi dei giocatori dell'Arsenal. Sì, poi a Palermo ha giocato Ibrahimovic, cioè se voglio fare questa provocazione, che questa sera invece, almeno per il momento, è latita, o no? Perché in realtà poi a Palermo la partita è finita in un tu quarto mi chiedi d'ora un giudizio, e ha fatto 3 gol Ibrahimovic. La prova di Ibrahimovic, da 4 fino adesso. Siete d'accordo? Da 4 la prova di Ibrahimovic? No, no, secondo me no, è insufficiente, non è da 4 perché comunque... Ha toccato palla, ha giocato. Ma se diamo a lui 4. Attenzione, cronaca. Ha perso il traversone dentro Thiago Silva. Che comunque ancora ha difeso in qualche modo riesce a sventare. Restiamo in cronaca perché c'è ancora l'Arsenal in avanti, Pietro. Sì, rimessa laterale. Siamo già sul lato corto dell'area di rigore con Van Persie che la lascia a Gibbs. Vediamo come si sviluppa questa azione dei Gunners quando siamo arrivati al 36 e 38 minuti. Gibbs, non c'è movimento, ma l'Arsenal non sembra avere una attenzione però fretta, dentro Chamberlain verso Van Persie, lascia scorrere e poi c'è il fallo da parte di Van Persie ai danni di Maxess, se non vado errato, ma no, è Abate che è andato giù, però buon calcio di punizione per il Milan che deve spezzare maggiormente il ritmo. Van Bommel si va a lamentare con Skomina, però è un Milan che si deve dare una svegliata. Sì, ha rischiato. Ecco, posso dire una cosa? La gomitata di Van Persie, tra posso l'altro dire una un cosa? Gesto, quello di Van Persie, una gomitata per liberarsi di Abate. Ah, secondo me ha anche rischiato, perché il gesto forse ha tradito le intenzioni, ma è andato davvero vicino, una bella comitata di sinistra. L'ha colpito sul petto, in realtà è andato anche vicino al volto di Abate. Avvocato? No, volevo dire, esatto, su questa cosa qua, gli ha dato sicuramente una gomitata, però non gli ha fatto niente. Se uno crolla, questo è crollato, e non fischia, è tipico, lo so, e non fischia al fallo, vanno in porta, quindi bisogna anche, in queste partite, restiamo sulla punizione per l'Arsenal, Pietro. Sì, calcio di punizione per l'Arsenal, per fallo di Mesbaida e di Walcott, secondo Skomina c'è Van Persie sul punto di battuta, linea del Milan che si schiera a zona, cercando di tenere su il fuorigioco, ce ne sono 4 dell'Arsenal nella zona dei saltatori con Szczęsny, Fermalen, Gervinho e Chamberlain. Vediamo Van Persie che prova ad armare il sinistro, il traversone che prende i giocatori della Milan con Abate che in qualche modo riesce a rilanciare, poi Song si appoggia su Robinho, pallone che gravita ancora nella metà campo, rossonera al limite dell'area, Walcott un aggancio da fantascienza, poi viene fermato dal Sharawi, prova a ripartire il Milan con Mesbah, vediamo se è un'azione buona questa. Ibrahimovic dentro verso Robinho, il lancio lungo c'è con Szczęsny che è molto veloce, riesce ad anticipare il brasiliano, a evitare il calcio d'angolo e a lanciare il pallone nella zona di Abate, era Mesbah che è tornato da quest'altra parte a recuperare il pallone. Van Bommel per Ibrahimovic che gioca molto da trequartista ma inconcludente, ancora per Robinho, c'è Abate che era partito, non lo vede, bello
Robinho lo vede adesso, buono il controllo di Abate, in qualche modo riesce a mettere in mezzo questo traversone, okay, nella zona però è la parata del portiere dell'Arsenal. Allora andiamo in pubblicità, un minuto, poi torniamo per le battute finali del primo tempo. Pubblicità.